Questo programma è offerto da Autonoleggio, PM Servizi, SRL. Affiliato Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Premac, laboratorio prove e sperimentazioni su materiali da costruzione. Viale Santuario di Tipodi, Ferroleto Antico. Telefono 0968 45 38 48. Unipolsai Assicurazioni. Piazza Rotonda 6, Lamezia Terme. Agente generale, dottor Ferraro Vincenzo. Telefono 0968 44 8301. Oppure 349 13 35 728. Di servizio esso Golden Café Drink and Food. Arancini, calzoni, rosticceria, panini farciti, primi e secondi a richiesta. E inoltre giornali, tabacchi, lottomatica. Viva la libertà! Golden Café, via Senatore Arturo Perugini, Lamezia Terme. Telefono 0968 46 27 10. Il Parco Acquisti ai Pini è il centro su misura per te dove fare shopping e vivere un'esperienza piacevole e veloce. Da noi puoi trovare Bricoio, tutto per il fai da te. Bio Bottega, il tuo bio quotidiano. Io Sport, il più grande punto vendita IOMA del meridione. E ancora supermercato Conad, Majoral, Scodinzolando e tanti altri marchi per le tue esigenze quotidiane. Ci trovi tutti i giorni in via del Progresso 540 a Lamezia Terme. Albi, scusami. Dove io che la Juventus da domenica, non questa l'altra. Su Sky. Se io su Sky è alle 18. Beh, quando c'è che è alle 8 e mezza, è su Zacchine, Zaik, te da come chiamare, loro la fanno vedere. Zacchine. Zaik. Si chiama Zaik. A sua giorno. Mamma. A sua giorno, non da giorno. Ah, da giorno. Da giorno. Da, no, Zaik, cioè. Ma chi è? Ma che non lo fa più? È da televisione. Da Zon, diciamo. Da Zon. Si pronuncia da Zon. Lascia vedere come è scritto. Albe, Ambre, poverino, su ragione. Zai. No, no, io avevo pensato quella via sta televisione. Tu me la manca a dare, cioè, te lo pare subito. Pa. Come si chiama? Zaik. Zaik, Piacilla. Va bene, allora. Ah? Allora, intanto possiamo dirlo. Buon pomeriggio a tutti. Ecco, buon pomeriggio. Perché siamo qua perché abbiamo voluto, poi con Giovanni vi diremo il motivo per cui abbiamo preferito fare la rassegna stampa che manderemo in onda domani ovviamente, quindi sabato alle 14.10, voi questa puntata, vedete questa puntata, e vi diremo per quale motivo abbiamo scelto di farla oggi. Domani faremo uno speciale che sarà un bijou. Un bijou. Quindi ti chiedo scusa. Sì. T'ha presentato. Intanto sei arrivato qua, Albino. Aforismi in Davimo? No, aforismi niente. Aforismi Meteo. Meteo nemmeno. Santi nemmeno. Santi però nemmeno. C'è da caso d'azione. Che c'è? Che c'è scritto? La dottoressa Ciò è finita davvero in ospedale, che vuol dire? No, ti chiedo scusa, intanto non si chiama Gio. Gio. La dottoressa Gio è finita davvero in ospedale. Ah, caduto e sta ruttando giù tu quello. Qual povero, è il problema? Mi dispiace, solo noi potremmo cadere. Direttore caro. La disavventura di Barbara racconta da chi c'era. Raccontata. Mamma, ma a proposito, Albino è andato a prendere la sua figliuola all'aeroporto. Ed è arrivato qua davvero stanco, credetemi.
proprio per fare un piano, ha insistito Giovanni al Bema Monti tipo ieri, cosa. Non si è fatto pregare, per la verità è rimasto in maniera stoica. Stoica, però sono andato, quasi tre corti. Proprio un atteggiamento stoico, sai che vuol dire? Stoica, che vuol dire? Eh? Che è stanco. Signore, saluta. Venga qua, venga qua, venga, venga qua. Venga, venga qua. Gioia. Davanti. Eccolo. Bene, e bene la vista. Senti, senti qua, senti qua, senti. No, Giovanno. No, no, su paga. Una gamba buona. Ah, su paga gamba buona, su paga gamba buona. Fate vedere, no? Giro, giro. Ma vedi come ti vogliono, visto? Come ti vogliono tutti bene. Avete visto come gli vogliono bene? Tutti, come mi ari che brava persona, eh? Non poteva averci 40, 20 anni meno. Per fare che? Sempre là per sbattere da capo, ai calabresi. Ai calabresi vi sbatti sempre da capo là. Non è che dici 20 anni, 30 anni, ma avresti sposata, no? Va bene, io me ne vado, ci sto lavorando. Sei sempre gentilissima, grazie davvero. Buon lavoro, ragazzi. Grazie, grazie. E stavo dicendo che Albino è andato all'aeroporto per prendere la figliola, intanto così sua, a lei deve arrivare alle 5. Giovanni ci ha chiamato, vediamo dov'è. Io sono presente dell'aria una e mezza, no? Cioè. Perché giustamente ha detto. E beh, mo mi pigliano un posto. Sono andato alle 4:10 e ho arrivato lì. Non c'è manco 6 minuti, sono arrivato. No, ho arrivato. Hai detto bene, ma che. Ho arrivato. Poi ci cacciate con il giornale. Umello? E ho arrivato. Alle 4:20. Alle 4:20. Però. Tutto bene? No, tutto sbagliato. No. Tutto bene il viaggio? Sì, il viaggio sì. Detto questo. Albino ci vuole dire delle cose molto importanti. Dato che io sono presidente, in televisione. Io mi auguro che il presidente De Felice senta queste lamentele da parte di un utente. Ne utente. Eh? Ne utente. Perché? Tenente Colombo. Ne utente. Ah? Ne utente, sì. Renitente alla leva. Va, vediamo. Sono arrivato da me, io ho fatto una camminatina. Una camminata, no, per vedere la situazione com'è. Guarda, c'è un disgrado che è una cosa. C'è un disgrado totale. Totale. C'è un disgrado totale. Il presidente De Felice. Il verde è alto così. È diventato rosso. L'albero tutte bruciate. Verde, proprio che sono. No, verde, gialli. Gialli, non sono De Felice. Ma perché voglio annaffiato tante cartaggine interne. Tante cartaggine. Carte, ci mancava Annibale. Cartaggine avevamo. Poi ci mancava Annibale e i romani e noi facciamo praticamente le guerre puniche. Siamo arrivati alle guerre puniche. Poi mamma per la Vergine dei morti. Chi c'è? Chi c'è là? È l'amor di Dio, io me ne voglio. No, oh mamma della mia duca. Ecco. Comunque, presidente Felice, no, il disgrado è molto che ha trovato Albino è una cosa veramente, cioè, dire, vergognosa. È un biglietto da visita, mo scherzi a parte. Noi sapete che cerchiamo di alleggerire la nostra trasmissione con delle battute, però. Abbiamo l'aeroporto bellissimo. Onestamente è un biglietto da visita che non ci fa onore. Tutto qua. Io sono stato allenato, no? All'aeroporto di Allenate. Allenato? Allenate. L'aeroporto. Vabbè, comunque non fare paragone. No, faccio paragone perché io ho visto, erano 4-5 persone, con la scopa. Che scopavano. e la palette che prendevano tutto. Una cosa bellissima. Ma questo all'interno però. All'interno. Vabbè, ma fuori c'era ci poteva anche all'interno, mangiare. All'interno. Fuori ci poteva anche mangiare. Sì, ma all'interno c'è pure bella lui. Dove a noi sì, c'è bellissimo. Monte esagerato. No, fuori. Allora, intanto questa sera siamo in materia proprio in tema di gossip e Albino è andato all'edicola a prendere i giornali che vanno per la maggiore, eccolo qua per esempio. È il vero. Ah? Questo è il. Non pare. Vero. No. Non volevi dire che c'è? Vabbè. Volevi dire a un titolo, vero? Sì, vero. Cadece. Ma che mi interessa a me? No, ci interessa a te. Ma in qualche modo oltre i suoi. Che ritorno. Che idea, non ho capito. Altro che ritorno di fiamma, con Romina, nel cuore del cantante c'è ancora l'acceso.
Mamma mia, disgrazia, cruce nella panza, però. Si rivede con Loredana e diventa maestro delle elementari. E che è successo? Come? Ma siamo vama, te va. Ma io vado a Rieto. Alba, che mi conviene? Ma così la tua moglie. Però, oh, c'è, ma è una figlia con l'ecceso, due con l'ecceso. Stupendo. Mamma mia, com'è bella. Sì, sì, va bene. Ah, no, già, vabbè, ho capito, però. Ma non c'è un cinde forismo. Leggica, ma tu trovamo un forismo, va. Dai, che c'è va. Scritto? Allarme analerbetismo. E così c'è scritto? No. A così unire non c'è scritto analfabetismo, eh? Analfabetismo, ma come mia, mamma, ma giusto questo come mi mia, ha capito, giusto questo mi avete a trovare. Quindi allarme analfabetismo, vai, leggi. Allora, allarme analfabetismo. Analfabetismo. Analfabetismo, l'Italia è tra i paesi. Che vuol dire? L'Italia. Leggi tutto. A tutti. L'Italia è tra i paesi al mondo con più alto tasso di funzionale. Funzionale significa, si dice, ignoranti funzionali. Che sono ignoranti, tutti pure i funzionali. Noi funzionari. Funzionale. Ma si dice funzionale. Allora, ignorante funzionale. E che vuol dire? Non ti ha saputo niente. No. Beu George. Suona la prima campanella. Che c'è scritto qua? Vai, babbo, vai, vabbè, vabbè. Babbo, babbo. Babbo. Baby. Baby George. Ah, non se lei babbi. No, baby. Però c'è scritto A. Babbo è nata cosa. Però c'è scritto A. Sì, ma si pronuncia Baby Joe. Baby Joe suona la prima campanella. Usa perché Baby Joe, il piccolo George. Baby, il piccolo George. Joe. Suona la prima campanella, e che cazzo, non ti posso dire niente però. Beatrice, sul parco voglio cambiare, lei? Sul le... parco. Cioè, che sul palco? Sul parco. Sul palco. Voglio cambiare cose, sono donne e mi vesto da donne, che bordello. Sono donna e mi vesto da donna. E come devi vestire i due, amico? E che sto dicendo? E che cazzo? Oh, Perenetta. Ecco qua, Perenetta. Aspetta. Ma perché non ci mettono a noi? A te? A noi non ci mettono. E dai, ecco, e la sassata. Forse con potremmo fare. Non esce più che due cose di Lamezia. Che cosa? La meteno. Fino che come ha fatto, ha iniziato tu, ha iniziato vedo. No, no, esce, come no? Stai uscendo un numero speciale, ci sei pure tu. Davvero? Quando ti. Azzo! Questo te lo metti nella vetrinetta di fronte all'uccesso. Là, così vai il corpo. Ci sono legge. Messo la coppa che mi hanno regalato, ho avuto il premio, vai in tua Venetretta. Ah, la valigetta. Venetretta. La Venetretta, ce l'ha. Non da vetrinetta, nella vetrinetta. Tu parli difficilissimo, sì, Alberto. Vedi che però c'è difficile di fare. Venetretta. Villa, buonasera. Allora, io mi alzo. No, chi ti alzi? Non c'è no, aspetta un attimo, ti chiedo scusa. Perché noi qua dobbiamo fare anche, voglio dire, una veloce. Tony, hai fatto un quaglio. Facebook. Mi dai aiuto, non c'è giù. Ecco che hai toccato. Che tu, e mo aspetta un'altra settimana. No, aspetta un attimo, aspetta. Vuoi vedere? Dai. Non ci dici giù. E poi che chiamiamo la polizia? Oh, sono tutta amiginosa, no? Ah, 213. Vai su per Facebook, guarda che me ne esce. Guarda. Aspetta. Aspetta. Non ci vengo. Allora. Allora, è successa anche una cosa. Qua tuo figlio ti ha fatto un account. E io non lo so che mi ha fatto. Per entrare c'è bisogno dell'account. Che è l'account? Una fotografia. Non ho saputo niente. Un account. Che è questo account? Non lo sapevo perché. Allora, quando si entra c'è una password. Password. E c'è l'account è completo, devi mettere sia, per esempio, Albino Ambrosio chiocciola gmail.com. Sai che ti dico? Sai che ti dico? Che le più belle cose che faccio. Dato che non sono capace, faccio ancora un faccio un'altra volta. Un faccio cacciare tutto. Ma non è vero, perché ecco, allora crea un nuovo account, si può fare, si poi può. Te lo faccio io. Adesso è un bello servizio. Vabbè.
Perché mi spagno io, ma vai a una parte brutta. No, non ti preoccupare, non succede niente, dai, poverino è preoccupato, ammo va anche una parte brutta. Ma la sete che tengo, Tonino mio, tengo una sete con cielo. Allora, voglio, domani polizia comune di Lamezia, lunedì Magolà e dintorni, martedì Anzaro e Area Mercatale, martedì entrata di Santa Eufemia. Questi sono i messaggi che manda il mitico Raffaello con la sua malgrado tutto. Sapete che è stato vincitore del bando e quindi il nostro Albino, il nostro Raffaello, anche perché... Dio troncone e canelata. Chi è? Dio troncone e canelata. Dio troncone e caneladra. Ma così l'altro mondo che mi sta facendo, dove? Tony! Tony! Lo veda? Che mammarella mia che ne c'è caccia, bello, come stai? Come vedi? Arrivederci, è stato un piacere stasera. Ma guarda, che cavalier gioia. Condorelli, cioè, è stato un piacere il cavalier Condorelli. Ma lui è... lo conosci? No. Ma è un amore. Presente. Lascia aperto, guarda, che tu si cazza l'amore. Te lo presento, però mi sono dimenticato il nome. Te lo presento, è anche un, è un amico. È cosa che fa? Anche ti presento a uno che ti cava da posta. No? No, le apposta te cava, no, le apposta te cava. Già? Sì, sì, le apposta, sì. Quindi, ergo, lo conosco prima di te. Lo conosco prima di te. Lo conosco io prima di te. Vabbè, come no? Ma però c'è un'amicizia, tu sa però. Sì, chiedo scusa, cercatevi i mezzi. Allora, dove eravamo rimasti? Adesso... Io ho interrotto No, anzi. Mi fa sempre piacere. Quindi... non c'è nulla sotto il sole, allo comune non si dice niente, no. I commissari ciumano. Stanno dormendo a storia. Dimenano su. Non vero niente, è disgraziata, come che c'è l'aeroporto? Disgrado. C'è un disgrado proprio che c'è, guarda, un disgrado completo all'aeroporto. I polmoni vacanti. I polmoni vacanti. Non lo so il motivo. A regione spende tanti soldi, ma perché se soldi non ne donano a noi? Ne avremmo bisogno, io e te. Io non lo so. Carte, incendere a carte, cartoni, muzzoni, sigarette, cose. Perché siamo pure noi sporchi, Tony. Ma non è che ci può dare la colpa sempre a... Ma tua figlia ha viaggiato con la carcasse, Ryanair, no, all'Italia? No, con il Pullman. Ah? Con il Pullman. Cioè, io gli avevo aiutato all'aeroporto. E l'ha arrivato quello Pullman? Di cosa? Aiutare in Sicilia, pagare con l'aereo. Ma fammi capire, stiamo facendo sta cazzo, no, ti chiedo scusa, non capire. Cioè praticamente stiamo facendo sta cazzo, con l'aeroporto. Ma devo te prendere il Pullman all'aeroporto, che qua la mezza. Quindi non ha viaggiato con l'aereo? No, con il Pullman. Col Pullman, bene. E si fermava all'aeroporto. Ma io avevo capito, qui è Giovanni, con quale aereo è arrivato, dove, no, pure Mario? No, non è andato a Taormina. Ah? A Taormina. A Taormina. Taormina è una mena pittoresca. Si chiama Taormina. Taormina, ha detto bene. Non gli ho pensato io che è venuto a cattivi di te. Cominciamo a partire questa cosa. Taormina è bene. Taormina, che è una ridente località. Siciliana. Molto famosa. Siciliana. Bravo, come si chiama? Taormina, lo chiamo io. No, come si chiama? No, Taormina. Taormina, ma io non insisto con te perché io c'è mai aiuto. Quindi ti più buono, Come si chiama? Taormina è bellissima. Taormina è bellissima, io ci ho mattato. Bello davvero. Non è che aiuta a giardino Nax sto puro, no? Non lo so se aiuta a giardino Nax, non lo so. Nax, Nox, da polizia. Allora, sai che può fare? Amore mio, guarda, mi dato che sta scurando, allora ti alzi, ti vai a rifocillare. Mi vado a rifocillare? Ma però che ne parli, Tonetto, Giovanni? Ti chiedo scusa, Mi devo ricioverlare. Si deve rifocillare. Rifocillare. Poi si siede là, cortesemente, gli porti da bere, per favore. Cosa gradisci? Una cosa bella, no acqua però. Bella, meravigliosa, un amore. Chi è? Un succo di frutta. Un sugo alla pera. Un sugo di frutta. Allora, cerca di mezzi. Dai, vai. Ma chi qua guardando? Chi guarda? Mamma, c'è a ballare. Ma così è la tua volta. Ma che stai a vedere?
pure uno. Lui è giudere, però sta facendo dire a Babbore, Mario. Padonello, lo sai che bordere è balleria? C'è balleria. Lui è giù. No, 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 è cammino, non diresti cosa alla televisione. Chi è? Per cortesia. Comunque. Guarda, posso dire una cosa? Buonasera a tutti. Non ci vengono in segni e stampe di sera non si possono fare più. Assolutamente. Che succede? Ma poi non ho capito, si può dire che la televisione ha passato una ballaria? Perché la gente capisce, può capire. Comunque capisci e diciamo come sono scostumati. Vabbè. Pure Albino, ma pure Albino si è guastato. Allora, tu eri buono. Allora, torniamo in noi. Sì, sì, andiamo. Ma volevo dire, perché abbiamo fatto questa edizione straordinaria? Perché Tonino, facciamo subito il servizio, ha incontrato niente poco di me, il famoso giornalista opinionista Andrea Scanzi. Sì. Allora lancerei subito queste due parole, due battute, sì, che tu hai fatto con Scanzi. Una battuta abbiamo perché fatto, perché per me è stato un autore di libro, è un critico, è un giornalista ha scritto sette libri. Sette libri. E stasera Tonino si è presentato col suo primo libro, la sua prima uscita. Sì, e gli ha fatto enormemente piacere. Qua. Non è tempo per noi quarantenni, è uscito 4-5 anni fa. Comunque un gran bel libro. Stasera presenta un libro importante qualche otto. Questo momento è lì per lì per incominciare. Vabbè. Noi seguiremo dopo questa rassegna. Quindi partiamo con questo, diciamo. Però, ecco, lanciamo subito l'intervista che Tonino, diciamo. È stata una piacevole conversazione con Andrea Scanzi. Sì. Lanciamo. Eccolo qua. Eccoci qua. Il mitico Andrea. Magari. Il mitico Andrea che da mitico qua. Mitico Tonino soprattutto. No, no, il mitico Andrea che da qua a poco nel chiostro San Domenico, che è una location bellissima che tutti conoscete, presenterà il suo secondo o ennesimo. Ennesimo, sarà il settimo, ottavo, ho perso il conto. Ah, il suo. Ho letto sulla locandina questo viaggio, no? Sì. Tu hai fatto questo viaggio lungo la penisola, credo, no? Sì, sì, in tutta Italia. Per, sì. Ecco. Due parole, puoi sintetizzare. È un viaggio sì, in Italia, è un viaggio sentimentale, è un viaggio all'interno del quale cerco di raccontare un paese che è molto più bello di quello che noi spesso diciamo in televisione o sui giornali. Se volevi breve, io ti ho risposto in maniera strabreve proprio. Strabreve, vede qua, io con Andrea, spesso e volentieri non sono stato d'accordo, perché io sento le sue intemerate in televisione, lo seguo sempre, quando si può, anche se negli ultimi tempi, per la verità, l'ho visto poco. Non vado in televisione d'estate per scelta. Hai visto? Torno a settembre. E quando con Gioacchino parliamo, no. E che spesso e volentieri, alcune volte non mi trovi d'accordo. Ho la vaga impressione che tu susciti amore e odio, non lo so. Beh, tu mi sembra di aver capito che stimi il Fatto Quotidiano è esattamente questo, il Fatto Quotidiano lo ami o lo odi. Io conosco persone che darebbero tutto per conoscere Marco Travaglio e persone che gli sparerebbero neanche metaforicamente. La stessa cosa riguarda tante altre persone. Devo dire che quelli che mi sono piaciuti nella mia vita sono sempre stati così. Pasolini lo amavi e lo odiavi, Gaber lo amavi e lo odiavi, quindi nel mio piccolo mi va benissimo così. Oh, ma vede da vicino, è anche è più bello. Sono più alto, qua, più bello, qua. Certo. È più alto. Poi l'ho visto pure stupato, magro. Ha immaginato magari 10.000 chilometri con sta storia qua. Poi quindi praticamente mi ricorda Pasolini. Pasolini fece la stessa cosa, no? Mi pare. Fece un viaggio anche lui, certo. Fece un viaggio anche lui come altri, sì, certo. Piovene, Goethe, l'hanno fatti tanti. Io sono l'ultimo arrivato, il mio è più ironico, più leggero, però credo sia un libro divertente. Vede qua, per noi è una grande soddisfazione. Abbiamo, ecco, la ciliegina sulla torta. Per la nostra piccola ma grande emittente, ricordate, a noi mancava un personaggio del genere. Questa è una registrazione che io terrò tra le mie cose più care. Esatto. Va bene? Dai, grazie Andrea. Grazie. No, così. Adesso grazie. Veniamo e ti ascoltiamo tutto qua. Un piacere. Hai fatto la foto? Questa mettila nella libreria, no, cavolo. Questo... Bello giovanotto, mi presenti. Buonasera. Sì, allora, lui si chiama Andrea Scanzi. Non mi chiamo Albino.
Ecco, avete visto 5 minuti di intervista, poi io dopo incontrerò, ti ripeto, è stato dopo abbiamo questo nuovo scambiato. Libro è un viaggio fatto in lungo e in largo per l'Italia. Tu hai fatto una domanda dove, no? Sì. Hai detto sulla domanda cosa gli ha colpito di questo viaggio. Vabbè, ma lui è andato alla ricerca, no? Di quello che è nella pancia della gente, perché lui è un fine, voglio dire, conoscitore poi della. Ha fatto questo viaggio perché lui parla di una nazione che in un certo senso sta vivendo un momento drammatico, e quindi poi io andrò a prendere il libro, ovviamente quando tu farai il servizio per intero che noi manderemo, no, come facciamo sempre. E quindi avete altri ordini, edito? No, che dobbiamo fare? Dobbiamo. No, diciamo. Quanto, grosso modo, quanto siamo? Una mezz'orella. No, volevo dire le notizie che abbiamo, le ultime che sono uscite. Sì. Andiamo, riprendiamo online. Lamezia, 7 ore di attesa al pronto soccorso, la denuncia, situazione inaccettabile nel 2018, queste lunghe attese che si fanno. E nel pronto soccorso, ma non solo, Lamezia, in tutta Italia. Io ho avuto modo di frequentare, diciamo, i pronto soccorso, però dobbiamo dire che i pochi medici che ci sono e i pochi infermieri che ci sono ce la mettono veramente tutta, e delle volte rischiano di sbagliare qualcosa, Giovanna, perché guarda, lei veramente ci manca personale. Noi li abbiamo sempre difesi, li abbiamo sempre considerati, non mi fraintendete, io li ho sempre considerati degli eroi, perché il pronto soccorso è il primo avamposto, è il primo impatto con la gente, là arriva gente con diverse patologie, fanno quello che possono, però guardate qua, sì, è vero, ci sono delle disfunzioni, abbiamo dei problemi, ci mancano macchinari importanti, tutto quello che volete, però voglio dire, loro fanno quello che possono, addirittura spesso e volentieri si pigliano pure le bestemmie, i rimproveri, qualcuno, gli improperi, qualcuno viene aggredito da parte della gente, e non è giusto, perché loro ce la mettono tutto. Oddio, mi rendo conto che stiamo parlando di un pronto soccorso. Quando uno arriva, anche un codice bianco può essere importante per la persona, ma non c'è dubbio, Giova, però Giova, vedi come noi non deca, come si dice, ci mettiamo duce e l'amaro, cerchiamo di dire le cose come stanno, no? Però voglio dire, a chi ci dobbiamo rivolgere, purtroppo, con chi parliamo? Non abbiamo interlocutori, con chi parliamo? Con Oliverio, che sta facendo campagna elettorale già per ripresentarsi, visto che ha portato la Calabria nella top 10 a livello europeo o mondiale, allora giustamente lui ritiene di avere dei numeri, di avere i requisiti, di avere l'esperienza per poter nuovamente ricominciare da capo, perché questi qua hanno la faccia come il culo, voi lo sapete come sono i politici, no? Cioè non si rendono conto. Poi non ho capito, sono 50 anni che fai politica, Presidente, hai rivestito ruoli importantissimi, sei stato in Parlamento, Presidente della provincia di Cosenza, Presidente della Regione Calabria, basta, hai 3 pensioni, appartiene a quella categoria dei vitalizi d'oro, delle pensioni d'oro, ce n'hai 3 cumulabili, stazza alla casa, San Giovanni in Fiore è un posto magnifico, molto fresco, si mangia bene, aria pura, ti ha una passiatella, ti pigli un cagnolino, cammini. Comunque questo articolo che è uscito, che si tratta delle persone che sono mancate, che l'attesa è stata di oltre 7 ore, è capitato a me neanche pochi giorni fa con mia mamma, sono stato 10 ore là, però bisogna capire queste persone che bisogna rispettare i codici. Se ci sono codici rosso, giallo, logicamente il codice bianco
Non ha la precedenza. Però hai detto bene, Giova, prima hai detto una cosa importante. Sì, e ogni patologia detto, è una capito, sua, è ovvio. Anche un codice bianco sì, può essere, può degenerare. Sì, certo, certo. E certo. Si ripresenta una però cosa non complicata. Non è la colpa dei medici o dei paramedici o chi lavora all'interno del pronto soccorso. Io dico sempre che loro ce la mettono tutto. Sono veramente degli eroi e bisogna capirlo. Quello che manca è la sanità. Il personale e le, diciamo, gli attrezzi per poter lavorare. Noi siamo, guardate qua, noi siamo a critica, cosa quello che volete, però quando si tratta di polizia, con i mezzi catena e cose, polizia, i magistrati, no, in tutta l'Italia sono disastrati i tribunali. No? Che al tribunale delle volte manca anche una risma di carte. E dai, guardate qua, questa noi questo tipo di istituzione, persone eccetera li dobbiamo rispettare. Certo, mi rendo conto e la politica, no? Che quando si tratta di salute giù sì, uno perde la capo, perché se tu porti un familiare nell'ospedale che grida, che si sente male, tu istintivamente sei preso dalla rabbia, magari inveisci contro gli infermieri, capito? Ma lo fai anche inconsciamente, capito? Per quello che tu stai subendo, purtroppo, quindi non poi cambiamo argomento, mi ricordo che ne abbiamo parlato ieri alle messe, ci sono i tre giorni del campo raduno della protezione civile, domenico è atteso Angelo Borrelli. Sì, stiamo parlando di quel famoso raduno della protezione civile nella zona area ex SIR, è una cosa bellissima, ci saranno oltre 1200 partecipanti, ognuno di voi una full immersion, diciamo. Esatto, ognuno di voi può andare, voglio dire, perché è interessante comunque assistere al campo eccetera. Sono state le sfide per gli addetti ai lavori, oltre però 60 tende sono state le sfide sì. Da parte della protezione. Oh, ma ce n'è luce, Mario? Sì, sì, va. Ce n'è ancora luce? Sì. No, c'è Carlo Tanzi che è il presidente della protezione civile calabrese e ha detto, ha illustrato il problema che si è fatto, corsi di formazione in materia di protezione civile, questa è una cosa molto importante, specialmente per la Calabria, essendo una zona molto sismica e diciamo anche franosa come quella. Sì, 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 sì. Guardate, io ogni giorno sui social soprattutto io sto salutando ogni mattina Sergio De Caprio, il colonnello Sergio De Caprio, l'ultimo capitano ultimo, che voi tu conoscete magari come capitano ultimo, lui si chiama in realtà Sergio De Caprio. Capitano ultimo fu quello che arrestò Totò Riina, diciamo arrestato parecchie. Il suo curriculum è assolutamente straordinario. Io perché ogni mattina ricordo a Sergio De Caprio? Perché l'ufficio che si interessa della tutela e della scorta ha revocato la tutela a Capitanultimo. Pensate che Capitanultimo aveva una tutela del quarto livello, la più bassa, una macchina non blindata e la presenza di una persona sola, quindi era già stato tenuto, voglio dire, ai margini. Ovviamente è una storia che a me non piace. Io invito veramente il governo a farsi carico di questo problema. Dicono che sono venuti meno i presupposti per la sua tutela. Puoi vedere che delle persone che non gli serve la scorta, c'è uno spreco di auto blu blindate. Giova, per la mafia non di me, Giova. La mafia è la memoria lunga. Non dimentica la mafia. Ecco perché è sempre in pericolo Capitano Ultimo. E poi quello che stava dicendo Giovanni è la chiave di volta. In Italia abbiamo oltre 300 o 400 persone sottoposte a tutela, scorta. Volete sapere chi sono? Allora, Capitano Ultimo, gli è stata revocata la scorta. Sapete chi è la scorta? Alessandro Sallusti, giornalista. Maurizio Belpietro, giornalista. Maurizio Costanzo, che conoscete come conduttore. La De Girolamo, D'Alema, Bersani, Orfini, Saviano.
la tenda processione a Prieso. Questi tutti degni di mantenere, perché questi combattono quotidianamente la mafia, no? E chi l'ha garantita la giustizia? No. Chi l'ha arrestato? Cioè, ma io onestamente, uno di noi si può cullare queste cose. Ecco perché io ogni mattina... Non parlare di gente di spettacolo, poi, no? Sì, sì, ma uno che tiene la scorta e sa, paga. Si fare. Paga la tutela, lo può fare. Però c'è un dispendio. Giovà, ci sono oltre 2-3 mila uomini impegnati, sì, nelle varie scorte. È ridicolo. Manca un sacco di personale nella polizia, nei carabinieri, nella finanza, e sopportiamo questi status symbol, perché questi sono diventati, sono dei veri e propri status symbol. Tene una scorta. Non dimenticate la Finocchiaro, quando è stata beccata all'IKEA con la scorta che ci portava la spesa in tuo carrello, no? Quella è stata un'immagine che ha fatto gridare allo scandalo. Ma chi son si mentono, mi capite? E poi guardate qua, non mi meraviglio. Lo Stato italiano non ti capisci di macelleria, perché ha mandato al macello parecchi esponenti che hanno combattuto la mafia e la criminalità organizzata. Quindi su questo fatto non dobbiamo avere dubbi. Bene, a proposito, allora, era stato trovato un fusto sulla spiaggia che era spiaggiata a Gizzeria. E sono stati fatti degli accertamenti dalle parti della Guardia Costiera, non c'è pericolo di niente, diciamo. Però rimane sempre il fatto: coietta non dà l'acqua, uietta non dà mare. No, rimane sempre questo, diciamo, questa volgare abitudine che hanno pescatori, navicrociera, sì. I navicrociera, certo, riversano tutto in mare, Giova. Anche se le navicrociera hanno dei sistemi di... Sì, ho capito, però non lo sappiamo. Vabbè, vogliamo passare a cosa? Ad Albino? Prego. Albino sta parlando al telefono. Come mi hai? Sta parlando al telefono. Sta parlando al telefono, assomiglia a cosa? Ad Andreotti. Sì, sta rassegna stampa. La rassegna stampa, mi trovo. È impegnato. Va bene, allora l'abbiamo spiegato questa nostra rassegna. Hanno visto. Speciale, abbiamo approfittato della presenza proprio di Scanzi per farla proprio a quest'ora. Domani sarà una chicca, vi presenteremo. Andrà in onda lunedì, perché questa è in onda sabato. Andrà in onda lunedì, faremo una cosa al bacio. Vi saluto, adesso buona serata, ve lo possiamo dire proprio, buona serata. Molto buona serata. Serata. Vi lasciamo a Donovan. A Donovan, perché? Con il mio pezzo preferito. O chi patega, lo siamo la metene. Chi crede? E ne avantiamo. Ma la pelle, però. Ripeto, no, sapete, questo disgrado. Cartaggia è disgrado. Bene, ci vediamo domani, arrivederci. Buona domenica, O devi fare una raccomandazione. A lei, Harimo. Siamo la metina e ne avantamo, paura non davimo di nessuno, avemo buona lingua e giunga mano, casimo calabrese e ne avantamo. Oh che fatica, oh che fatica, oh che fatica, ne do la schiena. Oh che fatica, oh che fatica, oh che fatica, mi do la schiena. Noi passiamo da mattina e sera con sorde sigarette in tala sacca, ma quando ne stancamo che facciamo? Una pizza ne mangiamo a tavolino. Oh che fatica,
o che fatica, o che fatica, mi do la schiena, o che fatica, o che fatica, o che fatica, mi do la schiena. È lungo passo è vero, camminiamo, ma noi di puro sangue puro sebo. Quando vediamo una femmina riscamo, cacciamo la mettina e ne avanziamo. Oh che fatica, oh che fatica, oh che fatica, mi do la schiena. Oh che fatica, oh che fatica, oh che fatica, mi do la schiena. Noi siamo bravi, siamo gente onesti, ma ne facciamo i atti certi nostri. Ma quando a noi ne parlano di fatica, meglio una cannonata in tala spina. Oh che fatica, oh che fatica, oh che fatica, mi do la schiena. Oh che fatica, oh che fatica, oh che fatica, mi do la schiena. Bravi, bravi ai telespettatori, non fatti mano forte, mano fatto. Va bene, cosa vi devo dire? È una cosa, diciamo, non devo fare raccomandazioni. Vi raccomando, giovane, giovane belli, vi voglio bene, con la macchina fate piano, piano, piano. E usate i cellulari, vi raccomando, non li usate. I cinturini di sicurezza e non bere, assolutamente, va bene? Io vi auguro una buona serata, una buona domenica, un buon sabato e una buona domenica. Ci vediamo, se Dio vuole, lunedì. Vi voglio bene a tutti. Ciao, 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 ciao.